Eccoci, primo sito a fare, appuntamento lunedì, mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook, avete già capito il tema, questi soldi arriveranno, ce ne sono moltissimi sul piatto della bilancia, però ovviamente fanno fatica ad arrivare e in questa puntata cercheremo di capire il perché. Tra poco il Roberto Marcato, il suo Roberto Marcato ci dirà anche come poterli prendere più rapidamente e più velocemente. Allora, ritorniamo al ragionamento che stavate facendo tra Renzi, non Renzi. Non è quello il problema sostanzialmente, perché l'importante di accelerare le cose. La questione qual è? Però, oggi noi abbiamo oggi 80 miliardi che questo governo ha preso a prestito dei nostri figli, nel senso che è un aumento del debito pubblico e sta finanziando, per quello che è possibile, dare un po' di liquidità alle imprese, dare un po' di sostegno a chi oggi è senza lavoro, o dare alla cassa integrazione, quindi tutte situazioni che aiutano ovviamente il problema del malessere economico. Questo non basta, bisogna investire per creare in quel circolo. Ma cosa vuol dire Pipitone investire? Perché a parlare... Investire significa lo Stato deve investire oggi, il governo deve investire oggi sulle opere pubbliche soprattutto, quindi non solo le scuole, le strade, mettere in sistema la parte idrogeologica di questo paese, ma investire anche sulle autostrade virtuali, quindi bisogna che il 5G parta e che tutti possano avere internet veloce, che tutti possano lavorare, che tutti possano essere al top della comunicazione, del poter utilizzare al massimo la tecnologia moderna. Cioè è evidente, l'abbiamo visto proprio con il Covid. Ma però nel ragionamento che ha fatto Marcato prima, che mi sembra siate tutti d'accordo, questo virus, questo maledetto virus che mi auguro termini rapidamente, perché poi sapete in Cina è un po' ritornato, hanno chiuso a Pechino dei quartieri importanti, insomma lì sembra che questo virus non termini, hanno detto che è un piccolo focolaio, speriamo rimanga tale. Però il problema è che proprio questo virus permetterebbe a persone, dirigenti, a brave persone, a persone che lavorano per lo Stato, per la gente, Pontelli, qualcosina, come ha detto giustamente Roberto Marcato e come hai ripetuto anche Pipitone, si potesse fare. Ho la strana sensazione, così a pelle, che tutto ciò non accadrà. Quando passerà questo virus ritornerà ognuno i propri interessi. Non è cambiato nulla neanche adesso. Questa mattina, se voi compravate il Corriere della Sera, c'era Conte che diceva a settembre presenteremo il nostro piano di sviluppo. Luglio-agosto cosa fai? Vai in ferie? Ah, vai al mare? Lo ha ribadito anche su Twitter. Cioè, ma ragazzi, ma di cosa stiamo ragionando? A settembre hanno assunto loro, perché loro fanno parte della maggioranza, 450 esperti del settore. Cosa stanno facendo? I navigator cosa stanno facendo? Ma di cosa stiamo ragionando? Almeno quello l'ha fatto la Lega con i 5 Stelle, i navigator. Certo, almeno quello. Ma se è una cosa sbagliata, esatto, io non sono qua a distribuire patenti. Ma voglio dire, almeno quello l'ha fatto Conte. Ma voglio dire... È economista, che magari poi... Ma no, io non sto distribuendo patenti di lui bravo, tu no, viceversa. Rimane la questione di base. Quando un primo ministro, che adesso è a Villa Panfili, ti dice a settembre sarà pronto il programma, uno ti dice, guarda, due mesi, prendi, vai a casa, mettiamo uno più bravo, mettiamo qualcuno che dica, ragazzi, mettiamoci notte e giorno, 24 ore su 24, entro 15 giorni, oppure prendiamo Colau che fa copia e incolla dei programmi degli altri. Ma di che cosa stiamo ragionando? Sì, anche la villa. Ragazzi, ma di cosa stiamo ragionando? Sento dire, voi, il governo vive nell'iperspazio. Allora, la creazione di valore non sono le 5, i 5G o l'internet, è la creazione di scarpe che fa la Riviera del Brenta, dove viene tutelato il Made in Italy, per cui tutte le fasi produttive nelle quali intervengono in un prodotto complesso tutte le varie aziende, i vari know-how industriali, creano un prodotto finito che viene venduto in Italia e all'estero, e questo dà occupazione stabile. Questa è la creazione del valore. Il 5G, la connessione, sono tutte stupidaggini che aiutano. Allora, ti faccio la domanda. La domanda è questa: qual è l'unico parametro in base al quale tu dimostri che un'azione finanziaria o politica o economica ha un ottimo risultato? Te lo dico io. La ricaduta occupazionale stabile. Il 5G, che ricaduta occupazionale vuoi che abbia? Zero. Enorme. Enorme di che cosa? Enorme.
enorme. Chi è che sta? Ma chi, quale ricaduta enorme? Ma scusate, la concentrazione in manodopera nel mondo è nel mondo industriale, ma io dico non 5G. Nel mondo dei servizi. Io ma dico, dai. Scusi, però io dico 5G per, sì, dire, per dire internet, per dire connessione, per dire mettere in rete milioni di persone. Dire che il 5G perché è, come dire, è la punta più avanzata della comunicazione ma virtuale. Dai, ma dire, ma, no, dire, eh, ma dire che il 5G, cioè vuol dire che internet non, no, serve, ma il 5G niente, va bene, perché poi lo facciamo, ma è un servizio, ma non è fare, ma il problema, poi scusa, venderlo, ma io un'informazione, ma dire, ma io sono d'accordo con lui, perché io sono d'accordo che bisogna sostenere il made in Italy, non c'è Vincenzo Marinese qui, ma lui è di questa idea, facciamo 5G, ha detto nella proposta che ho detto l'anno di volte, poi lo vendiamo in America a Trump e paghiamo tutti i debiti che abbiamo. Le hanno già acquistate le concessioni per 5G, ha detto questo, cioè vuol dire serve anche a questo, posso dire, no, vi do una notizia, però allora uno degli elementi che ha detto il Premier Conte è che l'impegno che si è preso nel piano di rilancio nel nostro paese, lui ha detto testuali parole, dobbiamo portare la banda ultralarga in tutta Italia, soprattutto nelle zone cosiddette bianche a fallimento di impresa, cioè dove l'azienda che fa telecomunicazioni non ha interesse a portarla perché non ha un ritorno economico giustifichi l'investimento. Peccato che nessuno dei suoi sottosegretari o parlamentari gli abbia detto che questo piano c'è già, e qua onore al merito, è un piano che ha voluto il Premier Renzi, qua lo dico e poi lo nero per sempre. Per onestà intellettuale, bisogna dirlo, era Premier Renzi, certo, e lui attraverso una forte scorta di risorse europee abbiamo fatto un accordo regione per regione con il governo centrale che ha visto la regione Veneto destinataria di 320 milioni di euro per portare la banda ultralarga in tutto il Veneto, 80 e passa li abbiamo messi noi, con questa cifra noi portiamo la banda ultralarga dappertutto. Il piano prevedeva che il tutto terminasse entro il 2020. Soldi, procedura, tutto. Vince Open Fiber, l'appalto, Open Fiber che è metà Cassa Depositi e Prestiti, metà Enel, quindi stiamo parlando, no? Del governo, certo, sempre Eurise, no? Certo. Ecco, vince l'appalto. Bene, ad oggi noi siamo a giugno 2020, io non ho un'utenza allacciata. L'amministratore delegato di Open Fiber ha detto, per quanto riguarda l'Italia, noi porteremo a termine l'infrastrutturazione di banda ultralarga nel 2022, per quanto riguarda le due regioni che hanno meno banda ultralarga di tutta Italia, e cioè Veneto e Lombardia, 2023. Però le spiego, Roberto Marcato, 2023. le faccio... Il governo non deve dire facciamo, c'è, un piano, il piano ce l'hai già, è già finanziato, si fa tutto, ciapa Panare, c'è Open Fiber, c'è, chiama i carabinieri, chiama l'esercito della salvezza, chiama i puffi, fai quello che vuoi, ma fammi, perché io, quando abbiamo fatto sto accordo, mi ha chiamato il ministero, mi ha detto, Marcato, guarda che abbiamo fretta, tra l'altro si chiama banda ultralarga, velocità, abbiamo fretta, dobbiamo far sì che tutti i comuni si lasciano passare nelle infrastrutture che già esistono. Tra l'altro usiamo una tecnica che è assolutamente all'avanguardia, spariamo la fibra dentro le canaline, viene sparata, tirata fuori e colleghiamo. Faccio tutti gli accordi con i comuni, che girà come un cretino per tutto il Veneto, in due mesi finiamo tutti gli accordi. Roberto Marcato, il suo impegno per raggiungere gli obiettivi lo conosciamo ed è sicuramente indiscutibile, però le dico, se io ascolto queste trasmissioni, non solo la mia ma in tutte le televisioni nazionali e locali, quando intervengono politici importanti, perché lei è un politico importante della Regione Veneto che ha un assessorato importantissimo per le riprese economiche, e sento il governo e tant'altro, tutti parlano, tutti dicono la loro, però poi i fatti nessuno li risolve. Allora la domanda che mi viene da chiedervi a voi, siete voi che dovete risolvere i problemi, ma chiamo lei, giustamente mi dice il governo, chiamo il governo, mi dice la burocrazia, chiamo l'amico del governo, mi dice, me l'ha detto lui, il problema è, come ha detto lei, la banda larga non è stata fatta. Allora il popolo italiano si può sentire in generale al di sopra, io cerco di essere di sopra della parte di Poltiazzi, lo sono, proprio anche un pochettino trattato come, ma in tutte, prendo la regione Veneto per dire una cosa, il governatore Zaia che ha fatto un capo
capolavoro in questo periodo, fa un referendum per l'autonomia, da quanti anni, 3-4 anni che l'ha fatto, l'obiettivo non è stato raggiunto. Allora mi dico, perché siamo andati a votare a spendere soldi quando non è stata fatta? Ma allora, a chi devo rivolgermi? Allora, io ha capito, non so se l'ho posto, non so se l'ho posto male la domanda. No, l'ho posto benissimo, ma il tema è esattamente questo. Allora, quando abbiamo capito che c'era qualcosa che non funzionava, perché ci sono i soldi, che se tutto, no, inizio a scrivere. Scrivo al ministro Di Maio, era al governo con noi, quindi non sto dicendo loro dei cattivi, eravamo noi al governo. Scrivo a Di Maio e dico, ascolta, non mi risponde. Scrivo alla commissione Bando 3, non mi risponde. Riscrivo al sottosegretario, lo manda via. A un certo punto, stremati, come giunta, porto il tema in discussione in giunta, diffidiamo il governo. Mandiamo la diffida? Zero. I sindaci del Trevigiano fanno una riunione e chiedono la presenza del Ministero e di Open Fiber e la mia, perché dice vogliamo capire a che punto siamo, a dicembre dell'anno scorso. Facciamo questa riunione, fa vedere tutte le slide, secondo le slide, tra questo taggato era fatto tutto, no? Ma è come i rendering, ecco, vedo altro che rendering. Ecco, perfetto. A un certo punto, siccome questi domandavano, ma perché non andiamo avanti? Mi dico, scusate, da qua non andiamo via se non mi dite perché non andiamo avanti. Risposta, tenetevi duro, questi che non abbiamo le maestranze. Cioè questi qua, prima che ha vinto l'appalto, mi dicono non abbiamo le maestranze. Ma scusami, se Luca da fare una casa, fa fare 3-4 preventivi da imprese che fanno case, una dice benissimo, decide di dare il preventivo, di ok, mi piace tu, te che dai l'incarico. Dopo un mese, lui si presenta in cantiere, mica ha fatto niente, gli dice, oh, non voglio operai. Ma vedi Marcato? Ma che discorso sarà? Marcato. Ma te preoccupate, prima di avere maestranze, ti preoccupi. Guarda che report, 2 settimane fa ha fatto una puntata dedicata solo a questo. Che non è perché che è uno scandalo? Ma vedi Marcato, tu hai centrato l'argomento. E come discorso della facciamo opere pubbliche, ponti, strade. Però se c'è il commissario viene fatto aspetta tutto. Un attimo, però il problema dov'è? Abbastanza. Una volta che tu metta, a parte il ponte di Genova, al momento in cui tu decidi di finanziare l'asfaltatura, alla fine chi vince l'appalto non è la società che ha gli operai da mandare in strada, ma è una società che magari nasce dagli interessi, come in questo caso è nel caso dei depositi e prestiti, che dopo prenderanno il subappalto, e in strada ci finiranno le estra comunitari. Per questo bisogna ragionare del fatto che le opere pubbliche, che sono fondamentali, ma che diventeranno un fattore economico competitivo in 3-5 anni, non le vincono le imprese. Negli anni 70, se io vincevo un appalto per fare una strada, siamo in 10, assumo 5 operai perché non ce la faccio a finirla. Adesso vinco io che non ho un operaio, non ne ho neanche uno, ma faccio l'offerta migliore, vado da Marcato che è albanese, adesso dico, tanto per buttarla un po' e ridere. Lui dice, ti assicuro, io 10 albanesi a 50 euro al giorno. E non mi porti gli albanesi, questo è il discorso, è il codice degli appalti che è sbagliato, introdotto dal governo Monti, è tutta l'organizzazione degli appalti che è arrivata a un punto di non ritorno. Bisogna che gli appalti li vincono le imprese che fanno le strade. Pontelli, Pipitone, uno che il governo capisce queste cose oppure sta dicendo delle stupidaggini, io, Pontelli? Guarda, bisogna... Perché se Pontelli dice stupidaggini, allora non lo invitiamo più e tanto il perché... Il problema è sempre quello, è stato anche già detto, della assunzione di responsabilità, che la cosa, tu devi essere una persona seria, devi essere responsabile, devi rispondere alle persone. Se non sei in grado, te ne devi andare a casa. Il problema qual è? Sono cose ovviamente molto complesse, perché se fosse così semplice, io mi ricordo ancora Calderoli con lanciafiamme, con 200 tonnellate di legge di carta che però Pipitone, le spiego, l'esempio del ponte di Genova è un esempio che fa vedere che se si vuole se si vuole si può, sì, comunque sulla banda ultra larga è Renzi che la no, voi dovreste fare il diavolo a quattro, perché è una roba vostra utile, è una cosa giusta che ha fatto il governo Renzi, giustissima, è l'unico, dovreste essere arrabbiatissimi per questa roba qua piccola all'interno del governo che sta dicendo queste cose, solo che quando Renzi sembra che voglia criticare o sia contro il governo, ma quella è la strada, è la strada. Guarda, se finite la banda ultra larga quest'anno, certo. Un monumento a Renzi, non ho nessun problema. Guarda, se tu hai seguito... Lei sta creando zizzani al governo. Così. Allora. No, mi voglio chi passa a banda ultra larga. Ho fatto la scuola a distanza. Non viene i collegamenti. Mi permetto di fare una battuta, perché lei giustamente, caro Renzi, fa un po' di confusione al governo, facciamo saltare
questo governo. L'ho detto subito. Allora, Marcato è un simpaticone e ci sa fare con la comunicazione, però voglio dire, c'ha ragione stavolta. È evidente che questa è, cioè, è una delle priorità per lo sviluppo di questo paese. Se non abbiamo la banda larga dovunque, cioè le imprese... Ma allora, perché non lo fa? Ma noi questo l'abbiamo già fatto e lo stiamo facendo ogni giorno, voglio dire. Cioè, non è che non lo stiamo facendo... Allora, prendete Open Fiber, allora, sei in grado di farla, se no cambiamo azienda. Cioè, cosa vuoi? Allora, siccome a parlare... siamo bravi, poi le cose sono molto complicate, soprattutto sono quando bravissimi. Devi gestire un paese con una crisi come quella che sta succedendo adesso. Io quello che posso dire è che spero e mi auguro che tutte le proposte e i consigli che sta facendo in questo momento Italia Viva vengano supportate. C'è un pezzo del governo, voglio dire, che ha un'idea antiquata dell'impresa. Altro è come diceva l'amico l'indotto della scarpa, la qualità, eccetera. C'è un pezzo di questo governo, i 5 Stelle, come era ai tempi con la Lega, che hanno una concezione dell'impresa che è veramente pericolosa. Magari non hanno neanche la concezione. Allora, io adesso sono un mago. E quindi noi stiamo combattendo perché su alcune questioni, sulle grandi necessità infrastrutturali di questo paese, sulla banda larga, sul 5G, qua noi abbiamo 500 comuni che hanno firmato contro il 5G, voglio dire, perché sul nulla dicono che il 5G ammazza la gente. Ma scusa, mi scusi Pipitone se insisto, non riesco a capire un passaggio in tutto quello che stai dicendo. Lei sta parlando di Renzi, quindi ritorno su Renzi. No? Renzi ha avuto una maggioranza stratosferica, credo che sia stato il leader che ha avuto più maggioranza di tutti gli altri. E perché non l'ha fatto lui in quel periodo? Come non l'ha fatto quando c'era la Lega nel periodo di Berlusconi? Renzi, per la par condicio, quando c'era Berlusconi e Bossi insieme potevano strafare perché aveva una maggioranza bulgara quasi, la stessa cosa aveva Renzi. Perché non l'avete fatto quando avevate un potere assoluto? Allora, perché nel suo ragionamento, poi le do la parola, che tutti parlano, tutti anche loro e non hanno fatto nulla, anzi la burocrazia è aumentata, è triplicata, è quadruplicata, con Bossi, con Berlusconi, con Renzi, con questi, con quella, con tutti. Domando chi deve ridurre questa burocrazia? Il governo Renzi ha innanzitutto portato il paese da meno 2-3% di PIL a più 1,5%. In un momento favorevole. Non so se è favorevole o meno, diciamo che l'Europa cresceva del 3,2 e noi crescevamo un terzo dell'Europa, punto. Solo grazie all'esportazione. Vediamo di dire le cose come stanno. Tanto è vero che la domanda interna era sempre diminuita. Quello che è il parametro, quello per capire. I risultati sono che da una situazione negativa siamo andati in una situazione positiva, in un paese in cui sappiamo come sia farraginoso tutto, quindi come l'Italia. Dopodiché Renzi ci ha provato, dopodiché ha fatto il referendum, ha preso il referendum e se n'è andato a casa. Renzi ha provato a fare la banda larga. Non se n'è andato a casa, è rimasto, ha detto che se ne andava a casa, poi che lui è rimasto. Renzi si è dimesso dal Presidente del Consiglio, poi ha detto quella cosa là, dicendo io mi ritiro dalla politica, ha sbagliato a dire perché in un momento particolare poteva anche non dirlo. Anche lui è rimasto, però. C'è un grande un politico, poi dirà se piace o meno Renzi, voglio dire. No, non è che mi piace, il problema. Io penso che oggi io penso che Renzi sia il, per questo ha aderito Italia Viva, tra l'altro, sia lui il leader che ha una lungimiranza in termini di visione, di sviluppo del paese, che anni luce avanti agli altri, anche di Conte e di questo governo. Tant'è vero che noi stiamo voi perché non riuscite? Tanti dicono che il personaggio che sta dicendo lei, il più bravo, sia Calenda, tanti dicono, per esempio, no? Vabbè, ma Calenda, anche Calenda è bravo, ma Calenda era un ministro di Renzi, noi oggi la gente ha bisogno, allora questo paese ha bisogno di una visione a medio-lungo termine. Allora, o la visione a medio-lungo termine significa immaginare il paese di qua a 10, 15, 20 anni, quindi significa investire innanzitutto sulle scuole e sull'università. Oggi noi abbiamo le scuole e l'università chiuse, hanno aperto pure i barbieri, le scuole e l'università sono... è una cosa folle, però, cioè è normale. Allora, io non voglio fare il contraddittorio con lei, però se io la storia dell'Italia la conosco come la conosciamo un po' tutti, la storia che
stai dicendo lei, di avere una visuale dell'Italia a 20 anni, a 30 anni, sarebbe una bella cosa, però noi facciamo la tangenziale o la superstrada a una corsia, direttore. Dopo la facciamo la seconda, dopo non la facciamo subito a tre corsie. Alcune cose sono state fatte in questo paese e altre cose no. Ma continua a essere così, oggi, hai capito? Se è vero che arriveranno questi 180 miliardi dall'Europa, che arriveranno non domani, ma quando Conte parla dei progetti necessari, perché è giusto che l'Europa ti chieda, voglio dire, un minimo di impegno, non è che ti dai i soldi e poi ma tu... Allora però bisogna dirlo. Voglio dire, come? Quando io ti dico, c'è una condizione, la risposta non è no, Marcato, tu menti. La risposta è sì, è vero, sono condizionati. No, penso che si parlava del MES, non so cosa ti riferisci tu, voglio dire. No, in generale, anche, tutte le risorse che arrivano sono condizionate. I soldi dell'Europa sono di tutta l'Europa, voglio dire, non è che sono solo dell'Italia o solo della Francia. Questi soldi all'Europa, all'Italia, alla Francia, alla Germania, a tutti i paesi, chi più chi meno, l'Italia prenderà di più perché è quella che ha più avuto l'impatto del Covid, giusto? Allora, questi fondi quando arriveranno, che si aggiungeranno agli 80 miliardi che il governo ha già messo in campo, che sono il nostro debito che noi faremo pagare ai nostri figli, tanto per essere chiari, perché niente è mai grazie. Allora, è evidente che ci saranno delle indicazioni, e le indicazioni quali sono? Investire sulle infrastrutture, quindi noi abbiamo bisogno di fare l'alta velocità di qua fino a Trapani, l'alta capacità, abbiamo bisogno di fare la banda larga, abbiamo bisogno di avere le scuole all'altezza, abbiamo bisogno di ricercatori che siano all'avanguardia, quindi questi sono gli ambiti dove bisogna investire. Abbiamo bisogno di un sistema turistico che sia in grado di rispondere alle necessità. Pipitone, vado in pubblicità, siamo tutti d'accordo. Allora, quindi, bisogno di sostenere le imprese in maniera seria. Pipitone, è inutile che io stia qui a dire che ha ragione. Lei ha perfettamente ragione, come tutti. Ha detto una cosa prima all'inizio del ragionamento, che tutti parlano e sono d'accordo con Marcato su questo, perché questa è un'occasione unica, non è mai successa una cosa del genere. Allora, o questo governo Conte, perché adesso ha fatto questi stati generali che francamente speriamo che servano a qualcosa, finiranno fra 3 giorni, amen, l'hanno fatta, basta che non siano solo chiacchiere, ma o ci sono dei progetti reali e concreti, un po', chiamiamolo così, alla ponte di Genova, in cui poi si parte veramente e ci sono delle cose concrete, reali e tangibili, o se no veramente questo paese non ne uscirà mai più fuori. Le spiego, noi è un'ora che parliamo, anzi mezz'ora, perché poi ma è giusto, stiamo dicendo, credo tutti, la stessa cosa, tutti. La domanda che poi all'inizio del suo ragionamento lei ha detto, tutti parlano. Io sono come Marcato, sono molto ottimista. Io sono invece molto pessimista, perché la storia non dice questo. Allora, ottimisti non si può essere in un clima come quello attuale, perché l'esito della crisi noi lo vedremo fra 2, 3, 4 mesi e sarà ancora più impattante di quello che Ma non può essere meno peggio di quello che si pensa, di perché non si vede anche positivo. E tutti dicono, verrà una crisi spaventosa, non lavora nessuno. Tutto vero, sarà così, ma non può essere magari meno peggio di quello che pensiamo, gli analisti hanno già visto, tenete presente che ci sono delle norme che hanno impedito di licenziare. Io per esempio dico Pipitone, che se la politica si mette, invece che aspettare, come diceva Pontelli, settembre-ottobre, a lavorare bene, io credo che questa crisi, che avverrà sicuramente, sarà meno dura di quello che tutti pensiamo. Però qua si parla di progetti importanti, in parte ci sono, in parte bisogna farli, che riguardano lo sviluppo del paese, ribadisco, a medio e lungo termine. I fondi noi li avremo da fine anno alla prossima primavera. Ho capito. E quindi abbiamo anche 1 o 2 mesi di tempo per fare dei progetti uno concreti. Che vede, io seguo il vostro ragionamento, taccio perché non sono io. Però vi faccio una domanda, seguo il suo ragionamento, che è corretto, quello che fa Marcato che è corretto. Allora uno dice, guardi, in avanti faccio una progettualità. Oggi c'è una crisi che il Covid ha aumentato in maniera esponenziale. Allora io governo dico che lo so, cerco di premunire e di fare delle opere in anticipo prima che avvenga il disastro. Invece mi sembra che lo faremo dopo che arrivi il disastro. Quindi in Italia mettiamo il guardarai dopo che ci sono stati 10 morti. Però non voglio prendere, vado in pubblicità, poi le do la parola sicuramente. Sì, benissimo. Vado in pubblicità.